Con il comandante Alessio Manca per tracciare un bilancio delle attività che riguardano il porto turistico di Agropoli e a più largo raggio anche a quelle che sono le attività della Capitaneria di Agropoli e del circondario. Allora, comandante, l'estate è alle porte, tracciamo un bilancio delle attività svolte da lei ma anche da tutto il corpo. Assolutamente, è un periodo abbastanza importante per noi, diciamo che è una nuova ripartenza, ci prepariamo, cerchiamo di assestarci in previsione di quella che è l'estate, che come risaputo comunque è il periodo che richiede uno sforzo maggiore, tenuto conto insomma di quelle che sono le nostre attribuzioni, di quello che è il nostro lavoro. Quindi proseguiamo con un'attenta attività di monitoraggio di quello che è il territorio, al fine di capire quali sono i fenomeni da attenzionare proprio in previsione di quella che è la stagione estiva. E proprio in tal senso quindi stiamo per esempio assicurando che tutti i mezzi navali siano sicuramente oggetto della dovuta manutenzione in modo tale che siano pronti per l'estate. Sono orgoglioso di dire che l'estate scorsa abbiamo avuto in contemporanea 5 mezzi navali disponibili, che non è facile averli insomma perché comunque sono soggetti a rotture, usura, e nel periodo estivo li abbiamo avuti tutti disponibili ed è testimoniato anche dall'elevato numero di ore di moto che abbiamo fatto, anche ahimè di verbali. Quando parlo di verbali, da un lato testimoniano l'attività di controllo che facciamo, dall'altro è un dispiacere perché un numero elevato di verbali significa tante infrazioni che magari è anche bello prevenire. Quest'anno cercheremo anche insomma di muoverci anche sul piano della prevenzione. Stiamo assicurando insomma quelli che sono i dovuti contatti per esempio con l'ARPAC. L'anno scorso abbiamo avuto molte segnalazioni di inquinamenti che in realtà non si sono verificati come tali, perché comunque è stata fatta un'accurata e mirata attività di campionamento in mare, in esito alla quale, fermo restando che vi erano varie segnalazioni, comunque non sono risultati fenomeni di inquinamento o comunque valori critici per la balneazione, perché insomma le spiagge di Agropoli insomma dei vari comuni vicini devono essere oggettivamente salvaguardate. Quindi da questo punto di vista sono in corso anche interlocuzioni con il comune per far sì che il porto sia sempre più asservibile a quella che è la comunità. Insomma, questo è un porto che è praticamente immerso in quello che è il contesto cittadino, quindi nel bene e nel male, insomma, dico nel male nel senso perché naturalmente questo implica alcune criticità che devono essere tenute in considerazione, quindi il dialogo è molto stretto con il comune, molto costante, al fine di far sì che in tempo abbastanza in anticipo insomma, si possano prevenire eventuali problematiche.